Come promesso dal sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, il comune della cittadina abruzzese che ospita il Napoli in ritiro dopo la gara contro il Brest, ieri sera ha festeggiato il compleanno del tecnico azzurro Antonio Conte con i fuochi d'artificio. All'esterno del Palasport è andato in scena lo spettacolo pirotecnico, poi al ritorno in hotel parte a sorpresa con la mega torta. Alla festa hanno partecipato circa un centinaio di persone, ma già da stamane è ripreso il lavoro di preparazione precampionato con un allenamento congiunto contro la Cavese in vista dell'ultimo test amichevole del Napoli in Abruzzo sabato prossimo contro i campioni di Spagna del Girona.